Dai! Aspettate che non sto entrando, abbiate pazienza. Sì, ma lui mi ruba la moto, che cosa fare? Nigga stole my bike. State combinando di fare l'incidente, no? Sta rubando la mia moto. Ma che schifo, ridurre. Vado a rivenderla. No, ma potetevi. Lasciami. Sei arrivato qua in fretta. Madonna, che teletrasporto rapido. No, non fai una cosa. Togli lift. Bravo, Lon, bravo. L'ho tolto io, l'ho tolto. Addio, Espi. Guarda, anche le rotelle. C'è un albero, c'è un albero. C'è un albero. Perché glielo... non toglierglielo, lascialo lì. Come faccio a guidare la mia moto così? Guarda come un vero guidatore di moto può usarla anche con lifter. Vediamo, vediamo. Perché non curva più? Hanno cambiato Hanno cambiato qualcosa nel gioco. Girava molto meglio una volta. Ascolta, Valentino, ha chiamato Valentino Rossi e ha detto che vuole un tuo autografo e una lezione privata. Ah, grazie. Lon, comunque ieri mi ha contattato una tua fan. Mi ha mandato tipo una statua di se stessa. Se vuoi ti faccio vedere un po' com'è. Oh, ok. Le foto delle fan fighe, vai. È un po' un cesso, però. Però c'è un suo perché. Red, quella macchina, dove vuoi che te la sfascio? No, lasciami stare. Lasciami stare la macchina, che anch'io c'ho il martello. Oi, c'ho il martello più potente del tuo. Smettila. Ti storpio il gatto? Ti ammazzo il cane? No, non è cattivo, fare, molto comoda. Cosa mi ha detto? Ho detto che ti immortazzo il cane. Cosa fai sulla mia fan? Cosa perché ti sei seduto sulle fan? La smetti, ho capito che i fan sono qui per aiutarci a crescere, a sorreggerci. Ma tu l'hai preso troppo alla lettera come cosa. Che giochino sessuale strano state facendo? Non lo so. E non voglio saperlo. Non lo voglio sapere neanch'io, infatti. Pongo fine alle sofferenze della fan, aspetta, ecco qua. Maledetto, per colpa tua che ho perso 1400 iscritti. Cazzo, mi hanno beccato. No, lascia stare la mia moto. Lascia stare la mia moto. Oddio. Ciao! Salve signor Giorgio! Aprimi che voglio un gelato! Vuole un gelato messicano? Vorrei un gelato al gusto di puffo... Al peperoncino? No, puffo e terroncino. No, questo puffo, l'ho già sentito. Non è tanto piccolo, non so se lo può definire puffo. Fammi vedere non com'è. Dai, no. Aspetta, aspetta che scendo, signor! Ma no, ma me lo può passare aspetta per di qua? Scendo. Perché? No, venga qui, signor! Dalla finestra. Secondo lei è tanto piccolo? Non lo vedo. Signor? Non lo vedo. Secondo lei è tanto piccolo. Ma se lo poti un pochino che qua è cresciuto fuori di misura. Che schifo, chiami un giardiniere. Il mio tronchetto. Pablo. Signor? Quale tronchetto? Io non vedo nulla. No, l'aereo non è stabile, non è testato. Fidati. Non è testato. Oddio, per andare. Come funziona? No! Funziona! No! Ok, non lo tocco più, non lo tocco più. Non fidati. È testato, non l'ho testato! Non l'ho testato! Potremmo avere un leggerissimo problema. No, fidati che fa atterrare. No, sull'albero no. 8 milioni di dollari sprecati. Aspetta, sto scendendo. Era una delle mie prime creazioni, non siate giudiziari. C'è l'albero. Sali dritto, togli. Addio. Ma come funziona da puro? Perché non lo sai far partire? Red, dimmi. Credo di sapere perché il tuo aereo non funzionasse. Perché? Avevo disattivato metà dei razzi. Sei una merda! Stronzo, vieni qui! Sei una merda! Era la mia prima creazione, me l'hai sminchiata! Stronzo, io ti sminchio tutte le basi volanti che hai fatto! Sto stando io! Ti sminchio le ruote panoramiche! Non puoi colpirmi, sono seduto! Sono seduto! Sei seduto sulla mia sedia, io posso colpirti! Sono seduto sull'altra sedia! È di Espi quella, posso colpirti! Ma che coglione! No, in realtà è la tua perché è gialla. Ah, ok, allora mi ci risiedo. Ora io troverò la creazione a cui sei più affezionato. Entrerò nel tuo mondo e la distruggerò. C'è un problema. Non era previsto. Okay, e poi si lamenta che gli fa male la gola. E questo è il bello. Stavo laggando. Ma è bello. Sente reset che gli sta dietro. Aspettate. Vada. Il primo a disegnare lo decido io e sarà Espi Jockey. Aspetta, smetti di laggare, porca di quella porca. Era una mosca che volava, ti giuro, non sono io. Ma che brutta mosca che... La mosca si fa così. Vabbè, la mia non è zanzara, un realismo. Un po' sul cazzo. Però io so fare la zanzara. National Geographic, dove sono la zanzara, sentite. Perché una zanzara giapponese. È una zanzaraba, viene dall'Arabia. Infatti è sempre molto incazzata perché viene dall'Arabia. Guarda, era un tipo di merda, ma mi c'ero affezionato. Secondo me è un albero.
È un cetriolo, una zucchina. Già zucchina! Io ci stavo arrivando. Ma porco cane. Sì, tocca a me, 1-0. Ma perché voi due siete, voi due siete veramente in una strana armonia, ma vabbè. Via. È un gatto, è un cocomero, no, no. È una zucca, una, sì, zucca, una barca. È una, ma dai, volevo fare gli occhi tipo così, che era la zucca di Halo. No, allora, è successo anche l'altra volta che voi due azzeccate le cose dell'altro in 1,8 secondi. C'è qualcosa che mi dovete dire? I 50 dindini te li do dopo, dai, vai a mettere. I 50 pisellini, cosa? Dindini! Ah! Dopo tu intendi il tuo voi. Ah, devo scrivere io il coso. Ma che due balle? C'ho le idee strane. Ma hai sentito? Ha le idee strane, un pervertito! Non è vero, non è vero, perché è vero, ma vabbè. Perché devo far partire il coso? Via! Ok, devi schiacciare la trombettina tu comunque. Papera! Spero che sia il colore giusto. Banana! Banana! Limone! No! Lego! No! Cos'è? Spina, check! Quasi! Cavolo, lettore. Vi do un aiuto. Jack da 3,5. Cos'è? Una lampadina. Elettricità. Una lampadina. Bravissimo, bravissimo. Volevo dirvi, vi do un. Avete avuto un'idea. Segnami i punti. Sono a 3 io e tu sei a 1. Perché la sedia di tutta appiccicaticcia come al solito? Anche bianche, non è un caso. Ma non era blu fino a ieri. È questo che mi preoccupa. In realtà ci ha dato una prima mano di bianco nell'altro episodio. Perché tu sei seduto lì, scusa? Scusa, perché deve darti il via? No. Ho un campanello, non ho paura di usarlo. Quando suona il campanello è perché devi partire. No, le paperelle no, che mi sono qui. Vai. Paperelle. L'arcobaleno. Sì, no, in realtà. Aspetta però. Il prossimo film di Nolan. Ma è sempre verde, non sarà ancora una zucchina. Oddio, cos'è? Un carciofo. Un funghetto. Che funghetto? Una granata! Una granata! No. Compro una vocale, la S di... La S non è una vocale. Che ne sai tu? Una bottiglia di vino. Un'anguria. Anguria! Oh, abbiamo un vincitore. Cazzo, ne ho azzeccata una anch'io ogni tanto. No, 6 a 2, lol. È una cosata. No. È una forchetta, un coltello. No. No, aspetta, lo so io, te lo dico collare, io da un secondo. È un accendino. No. Se non ce la fate vi do un indizio. È un una riccia trasmittente. No, io posso solo dire... guardatevi intorno. Dai! La torre di scambio. Sì, la torre di scambio. Sì, bravo! 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 La vado ad abbattere. Vai. No, vediamo. Ho fame. Ti scappa anche altro, direi, che se lì tu concentrato. La tua fan non c'è più, non posso più fare i miei bisogni. Non c'ho neanche le fan su cui cagare. Dai, di solito si dice sui fan ci puoi contare. Tu dici io sui fan ci posso cagare. Stai buono, sei buono, che neanche i fan mi cagano, cosa devo dire, scusa. Che è meglio, sei ancora bionda per quello, altrimenti saresti diventato marrone come Espy. Vai. Ok. Sigaretta. È una città. No. Test di gravidanza. Coltello. No, stavolta. Scalinata. Autostrada. Strada. Questa strada, autostrada. Dovete dedurre, vi do anche un indizio, aspetta. 50 sfumature di grigio. Daltonismo. Cazzo, bravissimo. Grazie. Daltonismo for the win. Era daltonismo 50. O era 50 sfumature di grigio? Vabbè, stessa cosa, dai, era quello in fin dei conti. 50 sfumature di grigio? Sì, ma era grigio, Cristo. Yeah! Ma come? Sì! Ma era daltonismo! Segnamici il punto, anche a te. Daltonismo. 50 sfumature di daltonismo. Non credo sarebbe stato un titolo così interessante. Anche perché non le distinguete le sfumature. I tuoi caldi occhi verdi. Ma sono blu, no! E si mollarono. Via! Espy, dovresti segnare. Un tabellone, okay. Una mela. Redbox. Una palla di Natale. Una palla di Redbox. No! Una maschera rossa. Jack Skellington. Il diavolo. Un demone. Sì, vai così. Bravo. Guarda, okay, stavi facendo già uscire i peni da lì, guarda. Stavi già facendo. Subito così. Dopo questa battuta ti metto un coso blu così a caso che ti rovina tutta l'armonia del numero. No, mi dà un fastidio. Sei invalidato. Mi dai un fastidio che non hai idea. Levalo. Okay, levalo. Ok. Levalo. Sto impazzendo. È la gravidanza. Aspetta. A posto. No, è più fastidioso così. Cosa? Che succede? Cosa? No, ho sbagliato colore. Il mio respiro. No, ma era rosso. Daltonico di merda. Posso. Ti abbasso. Ti giuro. Non sei abbasso. Voi daltonici siete la rovina del mondo. Che succede? Lon, sei tu che sbagli i colori. No, era Espy che tramava contro di te, Lon. Scusami per averti dato del daltonico di merda. Va tutto bene, va tutto bene.
La tua sedia non è più bianca come deve essere. Questo colore mi... Stai modificando i colori! Maledetto, non si fa, è maleducazione modificare le sedie altrui. Mi viene il pignolismo. Ah sì? Ah sì? E allora ti faccio le papere rosse! Via! Questo è difficile. È tipo un peso. No. Tipo... No. È una cosa che... Un peso! Ah, no, vedi, sembrava un peso in effetti. Una granata. È un qualcosa che puoi bere. È un drink. Dai, Red Bull. Powerade, bravo, grandissimo. No. Che la gente sappia una cosa, siete stati pagati per fare la pubblicità occulta. Abbiamo detto dice? Power Nerd, è la bevanda preferita di noi nerdoni. Power Nerd. Aspetta, la conoscevo, scusate, chiedo scusa. Devi mettere la N però qui, Non... N... Chi è che ha rovinato il tavolo? Chi è che ha cambiato il colore del tavolo? No, ricambia il colore, non far pazzie. Cambia il colore, guarda come tremo. Cambia il colore, per favore. Ecco qua. No, non è quello giusto. Questo, scusa, è questo. No, era così. Chiaramente così. Così. Era questo. Mi dà meno fastidio. Togli quel puntino diverso. Arcobaleno, il tavolo arcobaleno facciamo. Ok, ancora arcobaleno. Non ti preoccupare, ragazzi. Sto esplodendo. Vai in bagno, cazzo, però, anche tu prima delle partite. Ah, meno male che è tornata la tua fan. Dove? Lascia stare la mia fan. Togli quel puntino da per terra. O io lo sotterro. Non ho fatto nulla. Ok, che allora puntino? C'era un puntino di colore diverso. La smettete di spawnare le mie fan. Scusate. Ma se tu, fai tanti iscritti, non è colpa. Togli quel puntino azzurro, per favore, Lonna. Come disegni? Ho appena colorato il tavolo. Disegna, che il colore non costa niente. L'arcobaleno! Dai, dammi un punto. Bravo, dammi ti do un punto. Aspetta, vieni qua che te ne do anche più di uno. Cane. Il primo che arriva a 7 vince. Vabbè. Perché mi sento fregato in tutto ciò? Cioè, se vinco anche la prossima sono fregato comunque. Facciamo così, chi arriva a 7 vince. Dai, vai, chi arriva a 7 vince. Che bastardi. Chi arriva a 7 vince. Vai. Guarda, in questo... Faccio follie. No, dai, a 8. A 8 va meglio. Ok, a 8 va meglio. Ok, questa è una cagata, eh. Una cagata. Come facevi a saperlo? È una scarpa. Una sedia. È un tavolo. Un lucchetto! Valigetta 24 ore! Va chi è? 24 ore! 24 ore, valigetta 24 ore! Bravissimo! Ma che cazzo di maniglia c'ha quella 24 ore? Più grossa la maniglia della valigia, ma poi ci credo che c'è la crisi! Se voi mettete le maniglie grosse e poi ci mettete pochi soldi dentro, è normale che siamo in crisi! Ma scusa, ma che cazzo di maniglia fa? Se volevi corrompermi, dovevi fare una bella valigia grossa, piena di soldi, di banconote, di piccolo taglio. Scherzone! Sei una merda! Scherzone! Adesso non possiamo più far partire il coso, dobbiamo ricollegare tutto, brutto, schifoso! Chiedo scudo! Ah, mi aspettavo dall'altra parte! E invece adesso ci metto il oh mio Dio! Il sedile da fan, ci metto un cactus! Un cactus! Sì! Un cactus! Ma dove? Un cactus! Per fare le cose così? In un vaso! Cactus! Ma è un fungo sotto sopra, cactus! Strano! Cactus! È mio! Ma sta male? Ma è tipo feticista dei cactus, no. Red? Otto! Chi è che è arrivato? No, 8! È vero! Errore di lag, vedete? No, è chiaramente un errore di lag, ora si sta aggiornando il punteggio. Ma si sta glitchando tutto il punteggio. No, è che qualcuno sta cancellando altro. Che è successo? Red, mi spiace, Red, tu non sei arrivato però, da nessuna parte. Ma che vuoi? Io sono a 7, sto disegnando. Vai a bere allora. Dopo questa Lon. No, scusa. Solo la pena capitale. Vabbè ragazzi, direi che anche per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciate tantissimi mi piace. Se arriviamo a 13 mi piace faremo un altro episodio insieme di Scrum Mechanic su qualche modalità stupida. E se non siete ancora iscritti al canale di The Long Gamer, se fa le battute come gli dico io, allora andatevi ad iscrivere, perché le battute che sta facendo ultimamente sono più simili a quelle che faccio io. E se non siete neanche iscritti al canale di SP Giochi, forse vi state risparmiando tanta sofferenza. Quindi fate bene. No, ma povero. E noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciaone! Fatete! No! Che è successo? Che avete fatto? Ho distrutto tutto. Ma sei pazzo? La mia mappa! Sarò pazzo! È caduta una paperella! Qualcuno soccorre sta paperella! È posseduta! Niente! Alt F4!